Amici sportivi, benvenuti alla Barbera, 35esima giornata del campionato di Serie A, anticipo 4 alla fine, Palermo-Milan. Il saluto da Riccardo Gentile, Antonio Di Gennaro. Occhio a questo cross, pallone dentro, Hernandez, e poi la rete, è proprio Bavo a metterla dentro, Palermo 1, Milan 0. Si era visto Riccardo anche precedentemente sulla palla di Hernandez, la difesa non era molto attenta sulle posizioni, soprattutto sul secondo palo. Ancora un rischio, Hernandez! Non perdona Abel Hernandez! 2-0, settimo gol, questo ragazzo diventerà un fuoriclasse. Sì, perché è andato a pressare su Otto, che è un po' indeciso, ha perso palla, rimpallo e subito Miccoli gliela ridata di prima, nello spazio non ci poteva arrivare Thiago Silva. Zambrotta prova ad avvolgere con la sua manovra il Milan, mette dentro Zambrotta, Kier, attenzione a Huntelaar, difende questo pallone, poi col destro, Sirigu dice di no, la prima occasione per il Milan. Pirlo chiama palla Zambrotta dall'altra parte, Pirlo, Sirigu, Pastore, Miccoli, Miccoli vuole liberare il suo destro, Miccoli, Dida. Ancora Zambrotta, lascia partire il cross, pallone interessante, Gattuso di testa, pallone che esce non di molto. Pirlo, ci prova lui, verticale per Ronaldinho, attenzione, cerca e trova Seedorf, 2-1 al decimo minuto, si riapre tutto. Si era visto il Milan nel fine primo tempo, è iniziato come appunto ha finito, con grande più caparbietà, con più convinzione, con inserimenti da dietro. Viverani, nello spazio c'è Miccoli, Miccoli col destro, è un gol straordinario, dal nulla lo inventa Fabrizio Miccoli, 3-1. Qui sono giocatori che se li lasci girare, guardare la porta, hanno la capacità in uno spazio limitato di metterla dove vuole lui. Limite, Viverani, zona tiro, tocco dentro per Pastore, Dida! Cosa avevano fatto? Pastore e Viverani. Avanza Cavani, si propone Miccoli, è un 3 contro 3, arriva anche Pastore. Eccolo il controllo dell'argentino. Ancora per Cavani, possibilità per Cavani, 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 sinistro, Dida. Sovrapposizione di Antonini, Seedorf per Ronaldinho, grande magia di Ronaldinho che trova Inzaghi, Inzaghi! Fallisce il gol del 3-2. Cavani, limite dell'area, cerca e trova Bertolo, ancora per Cavani, Cavani! Chiude miracolosamente Thiago Silva. Non c'è più tempo, vince il Palermo e il sogno Champions League continua. Palermo 3, Milan 1. Spero di continuare. Sono ad un gol dalla storia, per entrare nella storia del Palermo. E quindi spero di continuare così. Però al di là del gol abbiamo fatto una grande gara e oggi ho visto veramente una grande squadra. Tutte le partite.